Buona domenica 4 ottobre, oggi è la 27ª domenica del tempo ordinario, ma 4 ottobre è anche la festa di San Francesco. E allora questo momento di riflessione ci invita anche a vivere quella semplicità francescana che il poverello di Assisi ha portato nel mondo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Siamo all'inizio del capitolo 10 del Vangelo di Marco. Gesù sente avvicinarsi la sua passione e comincia a parlare con forza, con chiarezza, senza peli sulla lingua. E questo scatena ancora di più l'attacco dei farisei. Subito prima del nostro brano aveva detto che i discepoli devono essere come il sale della terra, cioè ciò che dicono, ciò che fanno deve avere un sapore e un significato chiaro di Vangelo, di scelta del bene, altrimenti potrebbero scandalizzare il mondo e portarlo al male. In questo contesto di testimonianza, di chiarezza, di verità, abbiamo uno scontro con i farisei. E i farisei fanno una domanda a Gesù, una domanda che diventa particolarmente importante in questi giorni. È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie? Il ripudio, cioè il divorzio quasi senza alcuna limitazione, ed attuato solo dal marito, al tempo di Gesù non era una novità, perché il divorzio, come la poligamia, non sono una realtà moderna, ma sono un comportamento molto primitivo. È il matrimonio fedele, monogamico, è il matrimonio cristiano che è una cosa moderna nella storia dell'umanità. Il divorzio, ad esempio, come la libera convivenza o le coppie omosessuali, erano considerate normali nella società sia greca che romana molto prima della venuta di Cristo. Nel popolo eletto, riguardo a questo, c'era maggiore severità. Tra gli ebrei, per esempio, chi ripudiava una donna doveva prima farlo per un serio motivo, poi doveva consegnarle un documento scritto, ecco il libello del ripudio, con cui la rendeva libera di risposarsi.
Si voleva evitare così che un uomo potesse lasciare o riprendere una donna a suo piacimento, condizionandola, rovinandole per sempre la vita. Il ripudio al tempo di Gesù era dunque considerato normale. Ma se i farisei fanno questa domanda a Gesù, è lecito ripudiare, quando tutti erano convinti che era lecito, è perché lo stile di Gesù, la sua logica, i suoi insegnamenti sull'amore mettevano in dubbio ai loro occhi proprio il ripudio. Percepivano che non ci poteva essere sintonia tra questo modo di fare e quello che insegnava Gesù. L'amore cristiano di cui parlava Gesù, un amore generoso, preoccupato più di donare che di ricevere, capace di perdonare, sembrava distante da quella logica che rendeva normale il divorzio. Gesù non risponde subito alla loro domanda, ma li rinvia alla Bibbia e dice: che cosa dice la Bibbia? Ed essi rispondono: la Bibbia dice che Mosè ha regolamentato il ripudio, quindi vuol dire che il ripudio è buono. Gesù dice: no, Mosè ha regolamentato il ripudio perché aveva davanti un popolo dal cuore duro, un popolo dal cuore di pietra. E per evitare che questi uccidessero o ammazzassero la moglie o facessero cose ancora più gravi, aveva cercato di regolamentare il ripudio. Le leggi che regolano il divorzio cercano di far sì che questo sia ridotto nel male, ma in sé non è un bene. In sé il bene è l'amore sincero, pieno, che dura tutta la vita. E questo Gesù vuole invitarci a vivere e vuole aiutarci a vivere.